La skin viola effettivamente mi sa molto di Altergeist piuttosto che di qualche roba tipo pozione magica, capito? Poi con le nuove carte che sono uscite di Altergeist, soprattutto la Revitalization, cioè ci siamo, tematicamente siamo lì. Ora tutti ragazzi, sono a To Show nella solita veste grafica assolutamente senza pari, esattamente come inimitabili sono i mazzi super che fanno vedere gli over. Non è semplicemente tirarsela, ma è teoria corroborata da tantissimi video che fanno vedere sul campo come i vari mazzi si vanno ad applicare. Facciamolo vedere anche adesso. Scusate perché devo togliere il tema, ragazzi. Quindi sì, per il momento iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, fate le varie cose che bisogna fare, giustamente, è chiaro. Quasi quasi, ragazzi, ve lo faccio vedere con... Detto in questo modo, tra l'altro, è sempre molto bellissimo, però il mazzo, il bellissimo mazzo Altergeist, nuovo, strabiliante, alla grande, ve lo faccio vedere anche con una tematizzazione che chiaramente ci sta, Ci siete? Cliccato sulla campanellina, condiviso il video con tutti i vostri amici, benissimo. Non skippare, non ti azzardare a skippare, altrimenti non... possa Altergeist non essere mai con te. Ma possa essere con l'avversario, eccolo, bellissimo, perché finalmente ci risiamo. Altro che si è sempre avuto una sorta un po' strana, perché è sempre stato meta nei periodi post-banned, ma adesso invece con queste nuove stronzette, tra l'altro Perinetrator, con questi nomi così parlanti e canterini, è altro che, secondo me si può fare tanta roba. Comunque andiamo a vedere quello che va a succedere. Allora, andiamo a mettere il nostro mostriciattolino, andiamo subito a convertirlo in Extia, why not, benissimo. Aspetta, andiamo a mandare al cimitero. Eccola qua, la nostra Revitalization, bellissima, super carta, mamma mia. Ci permette di targettare un mostro Link nel cimitero, lo specialiamo, possiamo mandare questa carta dal cimitero e normaliamo un mostro Altergeist, quindi specialata con extending e soprattutto normal in più. Scusate se è poco, scusate, questi nuovi supporti insomma promettono bene, nel momento in cui vedrai questo video saranno già usciti, quindi se non hai preso questo mazzo prima, mi dispiace, ma preparati a sborsare quei 50-100 euro in più, oltre a quelli che già devi andare ad investire per il mazzo. E quindi, effetto, andiamo a bannare, andiamo a evocare Pokery. Quindi, perché tutto questo? Perché vogliamo mettere sul terreno la Prime Banshee. I mostri altri che sono sempre stati carini, vecchio stile sicuramente, ma questa mossa all'incantatore Cybers che va a mischiare tutto non è assolutamente male, non è assolutamente male. Why not? Giochiamocela allora, andiamo ragazzi, bene. Andiamo ad aggiungere il protocollo, andiamo a mettere coperto ed ecco fatto, ragazzi. Cioè, sostanzialmente Altergeist è sempre stato questo, cioè io non so gli altri, però il bello di Altergeist e il brutto, se vogliamo, è che è un mazzo a esplosione, che significa devi innescarlo tramite il primo turno e poi dopo quel primo turno c'è tutto quel controllo con setiquitario piuttosto che protocollo, piuttosto poi ovviamente le varie catture con... Basta semplicemente prodigalità per dirti come spell qui dentro, quindi per dirti, no? Vabbè, andiamo a vedere quello che va a succedere. Utilizziamo intanto protocollo, ma anche spoofing, con cui andiamo a prendere la signorina multi-impostore, perché questa è la solita combo classica. Vado a prendere la multi-impostore, anche, c'è anche Secret da MP20, era, vabbè, da un MP, che mamma mia, straordinaria come carta, semplicemente perché vedente essa una carta trappola attivata, sì, va ad entrare sul terreno senza alcun problema, vedi? Entra sul terreno, effetto, e ci fa evocare direttamente un mostro. Bene, setiquitario, il quale va a far rimbalzare una carta Altergeist e un mostro dell'avversario senza targettare. Capite bene che una negazione più un rebounce di questo tipo, che è molto fastidioso, piuttosto ancora che un eventuale solenne, piuttosto che altre... Ok, bene, è un casino l'avversario, vedi? Mette Rysart, vorrebbe utilizzare immediatamente la castiera Teosi, a cui serve per il target, no? Per andare ad evocare un mostro di attributo diverso. Benissimo, siete equitari, andiamo a rimbalzare. La persona mi utilizza scorridore dimensionale e non fa niente, però si perde il target di Castella Teosi, che anzi viene bannata. Sarebbe anche stata una bella mossa nel momento in cui egli avesse avuto un'altra carta archetipica Castira, però non può. Benissimo, Astral che entra sul terreno, end. Può passare semplicemente in end, benissimo. Ecco qui, in permanenza, comunque andiamo a negare, ma soprattutto... So che non devo andare a negare l'Astra, l'ho fatto per far entrare il nostro amico qui, la principessa, con l'effetto va a far entrare dal deck direttamente la marionetta, quindi effetto andiamo a far rimbalzare di nuovo il signor Astral Kuribo.
Main Phase, marionetta, effetto mi fa settare direttamente una trappola altra che è stata al mazzo, troppo forte. Basta questo di Battleface. Ok, attacchiamo. Vedi, Altergeist, la bellezza del mazzo che torna in pompa magna, qual è? Andare a controllare in maniera molto molto pesante il nostro avversario per poter dare tanti grattacapi e soprattutto non farlo muovere in modo che lo vado ad attaccare continuamente. Certo, non ammazzo TK, però poco ci manca, soprattutto con le nuove carte che ci sono. Benissimo, va a pescare, va a mettere Bryzot, con cui vado ad aggiungere un archetipico Kashtira, va a prendere quindi Unicorno, protocollo immediatamente, negazione distrutta. Va a far entrare ancora, ormai l'ha puntato Setiquitario, che quindi utilizza l'effetto, va a far rimbalzare nella nostra mano multimpostore che rientrerà appena avendo visto egli una carta trappola. E benissimo, ok, attenzione di nuovo Astral, va a fare niente, finisce sempre con Astral, benissimo. Andiamo a prendere nella mano, ecco, ti faccio vedere un nuovissimo, bellissimo, straordinarissimo, vivacissimo mostro, il Malwisp. Se questa carta viene aggiunta alla mano, eccetto pescandola, quindi in questo caso possiamo specialarla. Se questa carta viene normalata o specialata, possiamo targetare un altro guest nel cimitero, eccetto Malwisp, e lo specialiamo in posizione di difesa. Ok, bene, quindi effetto, si viene evocata non normalmente, e quindi ancora effetto, andiamo a rievocare Marionetter, nostro turno, e si ricomincia, benissimo. One for one, andiamo ad evocare anche la sirenetta, ecco la Velusa in cerca, tutti in attacco, bene, effetto. Andiamo a far entrare Extia, andiamo a far entrare Memory Grant, andiamo a far rientrare Extia, tutte evocazioni queste qua special, perché avevo dei mostri Altergeist sul terreno, quindi li ho convertiti in dei Link senza alcun problema. Adesso è molto interessante, perché Extia, che ha sempre il bellissimo effetto, no? Di guadagnare attacco pari all'attacco che hanno mostri linkati a questa carta, avendo tra l'altro il potere anche di distruggerli per andare a negare l'attivazione di carte, eccetera, eccetera. Ma io posso far entrare l'altra Marionetter per andare a potenziare l'altro Extia. Vedete, un po' tipo battaglia navale, sono andato a mettere dei mostri in posizioni strategiche per andare a potenziarli e successivamente per poter utilizzare e sbellere i loro poteri di distruzione. Ma non mi basta, vado a mettere una delle carte archetipiche più belle di Altergeist, mi dispiace, ma questa stile, no? River del Mufasa di altri tempi, visto da Simba dopo l'incontro con Rafiki. Questa manifestazione è veramente molto interessante. Anche un po' quel gusto di... Se mi vedi batti un colpo, no? Se mi senti batti un colpo, fai un fischio, quel che era. Benissimo, non sono un professore di Harvard, quindi sedute spiritiche ancora no. Grazie, ma soprattutto ragazzi, mi basta sedermi e ammirare l'Adminia, per l'appunto, in ammirazione. Questo è veramente il mostro più bello e più figo appena uscito di Altergeist, ragazzi. Sediamoci, contempliamolo e adoriamolo, veramente. Bello, 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 che fa rientrare la situazione nei ranghi, facendola esplodere in mille pezzi di coriandoli. Se questa carta viene linkata, possiamo settare una carta trappola direttamente dal mazzo, come se non bastasse, una volta per turno, mentre questa carta è scoperta sul terreno durante la main phase come effetto rapido, quindi anche nel turno dell'avversario. Possiamo mandare una carta che non troviamo nel cimitero, poi targettare un mostro con effetto dell'avversario controlla. Ne prendiamo il controllo e soprattutto, se lo facciamo, è trattato come un mostro Altergeist, quindi potremmo utilizzarlo. Magari pensiamo ad un dragalato di Raga, l'avversario con molti molti problemi e fastidi ha messo sul terreno, come un mostro di Altergeist, per andare ad effettuare delle vocazioni Link, niente male, no? E quindi andiamo a settare il protocollo, non serve neanche utilizzare l'effetto, benissimo, anzi no, utilizziamolo, perché no? Rubiamo l'Astral Kuriba e attacchiamo, non abbiamo neanche bisogno di scollegare l'Adminia dal suo rifugio in Matrix. Mamma mia ragazzi, io Altergeist veramente amore, vero e proprio. Ammetto che era un mazzo che mi stava un po' sulle balle, visto e considerato che ai tempi quando uscì, fino al 2017-2018, testato sopra il mio drago bianco a opera tra l'altro di un grandissimo giocatore, Sven, che saluto e ringrazio per avermi fatto scoprire questo mazzo, mi era andato un po' sulle scatole, però adesso veramente, cioè, il mazzo è forte, veramente molto molto buono, cioè tutte queste carte, tutti questi archetipi nuovi, ragazzi, mamma mia, bello. E allora, se vuoi dire, so che tante persone che guardano i nostri video gli viene voglia di giocare a Yu-Gi-Oh, benissimo, ammetto che anche questo è il nostro obiettivo, perché ci piace quando far conoscere questo gioco al mondo, benissimo, guarda sotto in descrizione, clicca sul link, contattaci sul social che vuoi. Anto, guarda, io ho scoperto questo mazzo grazie a te, ho visto questo mazzo, vorrei questo mazzo. Ok, Anto, ti manda il mazzo che vuoi. In più, questo è ciò che ci differenzia da tutti gli altri di fuori, ti mandiamo anche un gruppo di allenamento, il gruppo dei campioni over, che è un gruppo in cui hai il tuo personal trainer dedicato, esatto, oltre ai mazzi tu con gli over hai un personal trainer che è sempre disponibile per 3
esattamente come se fosse un etrino, per l'appunto, ed è sempre con te. È bellissimo, ragazzi, sì, lo so benissimo, è quello che noi diamo, vogliamo e che abbiamo pensato per supportare il canale. Ovviamente non è un servizio per tutti, non è un servizio per poveri, per di tempo, bambini, persone che non vogliono giocare in grande. Ci sta, amici come prima, tranquillamente, non sono semplicemente quelle le persone che stiamo cercando. Quindi venire solo se sei adatto a lavorare con noi, ma soprattutto iscriviti e clicca sulla campanellina, perché per vedere questi video e queste bellezze, per scoprire questo Yu-Gi-Oh! Che è così straordinario e così stupendo, beh, sono adatti praticamente tutti. Stay over, stay over, e ci vediamo la prossima volta. Un saluto.